Ciao amici, io sono Carla, sono sicura che avete voglia di disegnare con me. Ho di nuovo qui i musetti degli animali, che è il mio ebook che trovate su scuolarte.it. Abbiamo già disegnato il cagnolino che trovate nel precedente video, però voglio farvi vedere che, sempre a partire da forme semplici, ma un po' diverse da quelle dell'altra volta, possiamo disegnare un altro tipo di cagnolino, perché come sapete ci sono cagnolini di tante razze diverse e possiamo sbizzarrirci. Io comincio quindi dalla testa, che è una specie di rettangolo con i bordi molto arrotondati. Poi disegno gli occhi e vado avanti seguendo, passo dopo passo, tutti gli step che vengono proposti nella scheda, quindi disegno il naso, il musetto, poi a me piace fare cagnolini con la linguetta fuori e le orecchie alte. Questo cagnolino poi posso completarlo aggiungendo anche il collarino e il corpo. Il trucco è sempre lo stesso, cioè quello di andare con forme semplici e poi aggiungere i dettagli in un secondo tempo. Naturalmente sul sito www.scuolearte.it trovate tutti i dettagli nei corsi specifici per disegnare con i bambini, perché ci sono tantissimi materiali in PDF e video per fare lavoretti, per imparare a disegnare in modo semplice ed intuitivo. Potete anche, se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al sito e scaricare intanto i materiali gratuiti e poi dare un'occhiata agli sconti che vi sono riservati per acquistare i corsi di base e i percorsi creativi. Adesso andiamo a colorare il nostro secondo cagnolino e divertiamoci. Buona arte a tutti e ciao da Carla, alla prossima!